Roma, 24 settembre 2018. Con il dubbio amletico Lori del Santo entrerà o non entrerà? È partito il Grande Fratello VIP 3. Il re di tutti i reality è tornato puntuale come una cambiale da pagare su Canale 5. Ad accogliere il trepidante pubblico una biondissima e quasi irriconoscibile Ilary Blasi, molto sexy con un lungo abito nero con scollo profondo e décolleté in vista dove cadono gli occhi anche all'opinionista Alfonso Signorini. La casa più spiata d'Italia, quest'anno in versione oro extra lusso, è pronta ad accogliere anche la del Santo che quest'estate aveva già firmato il contratto, poi stracciato per il dramma personale che l'ha coinvolta la perdita del figlio 19enne Loren, colpito da anedonia. Una malattia mentale che lo ha spinto al suicidio. La donna, come ha raccontato in un'intervista a Verissimo, vede il GF come una sorta di terapia per tornare alla vita di tutti i giorni. Ma non è sicura di voler iniziare subito la cura. Intanto, però, l'avventura del GF VIP, novità 2018, è partita in anticipo per tre concorrenti, reclusi da domenica il cabarettista Maurizio Battista, il vincitore della prima Isola dei Famosi Walter Nudo e il duo musicale Le Donatella, già protagonista del primo incidente Hot. I quattro sono stati parcheggiati nel Tugurio 2.0, ovvero la caverna, e vestiti da Flintstones. Le sorelle, nel corso della prima puntata, sono le prime ad abbandonare il clima primitivo per tuffarsi nel lusso del loft di Cinecittà. E, durante la prima puntata, davanti alla famosa Porta Rossa, dopo la tradizionale passerella tra il pubblico in delirio, arrivano un po' alla volta gli altri concorrenti, alcuni riciclati da altri programmi, ex tronisti ed ex isolani in primis, altri vergini di reality, tutti in cerca di un po' di popolarità e, perché no, mettersi in tasca il montepremi da 100.000 euro, la metà da devolvere in beneficenza. La prima ad entrare è la star del cinema Eleonora Giorgi che subito litiga con l'aria condizionata. Poi entra, anzi, ritorna, Francesco Monte che si definisce modello, attore e influencer ma per tutti è semplicemente il fidanzato cornuto di Cecilia Rodriguez. Proprio in quella casa, lo scorso anno, Monte veniva mollato in diretta TV dalla sorella di Belen. Ora il Tarantino, dopo il putiferio Cannes Gate all'Isola dei Famosi, avrà finalmente l'occasione per prendersi la sua personale rivincita. Francesco, l'armadio è proprio dietro di te, spara Signorini, riferendosi all'affera Luci Rosse di Cece e Ignazio Moser nella passata edizione. La terza a entrare è Giulia Salemi con una gonna a paralume che si professa influencer ma che il pubblico ricorda per l'abito con spacco inguinale alla Mostra del Cinema di Venezia 2016. E anche la Blasi, in romano Giulia, sei pratica di red carpet, vero? È poi la volta della cattiva marchesa Lucrezia della fiction Elisa di Rivombrosa all'anagrafe Jane Alexander, e dello chef biondo platino Andrea Mainardi, un misto tra Ringo ingrassato e Chiambretti biondo. Occhi del pubblico femminile puntati su Belino Elia Fongaro, segue l'entrata di Ivan Cattaneo, cantautore e pittore, che con la sua zebra a pua ricorda tanto la Maggi Cristiano Malgioglio, NDR dell'anno passato. Fa il suo ingresso anche il judoka Fabio Basile che pur di entrare nella casa si è congedato dall'esercito italiano che quest'estate aveva fortemente criticato la scelta del caporal maggiore. Quindi, la bionda showgirl Benedetta Mazza e la ricciolona meteorina Martina Anni varcano la Porta Rossa, poi, l'uomo di immondo Valerio Merola e la subrettina Lisa Fusco, nota per una sua spaccata finita male per essere amica di Malgioglio. È la volta di due sex symbol parole della Blasi, l'ex VJ di MTV Enrico Silvestrin e il modello Stefano Sala, conosciuto per essere l'ex della brasiliana Dea Inmello. All'appello manca solo la dorata Marchesa d'Aragona, al secolo Daniela del Secco d'Aragona, maestra di stile e bon ton. La donna arriva sul trono e con in braccio un cagnolino di peluche, Duca George. Tra un ingresso e l'altro non mancano momenti trash come la prova per recuperare il biglietto di ritorno, la possibilità di rientrare in caso di eliminazione per solo un concorrente, come l'anno scorso che vede protagonisti Monte, una Donatella e la Salemi, tutti rigorosamente in costume da bagno, le donne legate con dei lucchetti e il super mago deve liberarle. Poi il momento cult del reality, la doccia sexy delle due ragazze. Per deliziare il pubblico femminile, invece, il cambio d'abito in passerella di Walter Nudo che per ultimo insieme a Maurizio Battista entra nella casa. I concorrenti ci sono tutti, si aprono le danze. Si formano le due squadre e iniziano i giochi. Nella rossa ci sono Giorgi, Alexander, Nudo, Sala, Cattaneo, Amedi, Le Donatella, Monte e Mainardi. Il team blu è composto da Battista, Salemi, Merola, Mazza, Fusco, Silvestrin, Basile, Fongaro e la Marchesa d'Aragona. Vince la prova di gossip la squadra blu che